Buongiorno e ben ritrovati. Allora, oggi voglio sfogliare con voi questa rivista Curarsi mangiando di Rizza. 4,20 euro. Sfogliamola insieme. Allora, mi piacerebbe condividere fra i tanti articoli che ci sono un paio che sono, trovo abbastanza interessanti per il periodo in cui ci troviamo. E uno è questo: come depurare la ghiandola epatica, cioè il fegato. La dieta vegetariana ripulisce il fegato da scorie e tossine e dimagrire è facile. Quando il metabolismo è bloccato, vuol dire che c'è un accumulo di tossine a carico dell'organismo. Se si riesce a depurare l'organismo, il dimagrimento diventa più facile. Infatti qui dice il merito delle proteine vegetali accompagnate da fibre che fanno eliminare sostanze nocive e grassi. Perché eliminare per qualche tempo le proteine animali fa bene alla ghiandola epatica? La dieta vegetariana, anche se adottata per brevi periodi, è particolarmente utile, è utile a vita, ma è particolarmente utile per la depurazione del fegato, poiché consente un minor accumulo di tossine e una minor produzione di scorie. I cibi azotati e pesanti, gli alimenti grassi e le proteine animali, dai formaggi alle uova al pesce, pur essendo utili per l'organismo, alla lunga causano un maggior lavoro del fegato. Mentre le bevande alcoliche, le bevande gassate e dolcificate con saccarosio e ancor peggio con aspartame intasano le cellule epatiche, oltre a quelle renali. L'eccesso di lavoro fa sì che il fegato si intossichi e si infiammi, perdendo le sue caratteristiche e la sua forza detossificante. Le fibre dell'avena depurano l'organismo. Sono i beta-glucani, fibre solubili che, oltre a regolare le funzioni intestinali e contrastare i gonfiori dell'addome, riducono i livelli di colesterolo e trigliceridi e proteggono il fegato. 3 cucchiai di fiocchi nel latte di soia o di riso, ancora meglio, del mattino sono un ottimo rimedio salva fegato. Ecco qui, i fiocchi d'avena. Allora, 2 cibi della dieta vegetariana: il tofu e lo yogurt di soia. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della University of Toronto e del St. Michael Hospital, l'assunzione di proteine di soia ottenute da fonti come tofu o yogurt potrebbe ridurre significativamente l'accumulo di grassi, cioè i trigliceridi, nel fegato, alleviando i sintomi della malattia del fegato grasso, la steatosi. I grassi buoni che fanno bene: olio d'oliva e company. Olio extravergine d'oliva è ottimo per purificare il fegato e 2 cucchiaini al mattino a digiuno aiutano a sciogliere i calcoli biliari. I semi di lino, di sesamo, di girasole e di zucca proteggono la ghiandola se aggiunti alla crema di avena e ai passati di verdura. Ma anche qui, 1 cucchiaino la mattina di olio di semi di lino e girasole sono utilissimi per tutta la circolazione e per il benessere generale dell'organismo. Ne ho già parlato, mi sembra, in consigli per l'estate. Io ho fatto dei periodi in cui facevo proprio queste cure. Tutte le mattine a digiuno prendevo 1 cucchiaino di olio di semi di lino, che è ricco di omega 3 e omega 6, perché vengono insieme all'olio di girasole, vengono potenziati, ed è utilissimo per aiutare la circolazione, per migliorare l'aspetto della pelle, ma altrettanto, potrebbe sembrare paradossale, ma aiuta a eliminare il grasso bruno, cioè il grasso quello vecchio, quello scuro più spesso, che si trova nelle zone di deposito critiche, che sono fianchi, glutei, pancia, qui sotto braccia. Ne facilita lo scioglimento e l'eliminazione. Naturalmente un cucchiaino la mattina a digiuno, perché stiamo parlando sempre di olio, quindi di grassi. E poi durante la giornata fare una dieta normale, quindi mangiare la solita dieta dissociata che io propongo sempre, quindi mangiare un piatto unico a base di verdure e proteine, in questo caso vegetali come possono essere quelle dei legumi o del tofu, oppure verdure
e carboidrati, preferibilmente in questa stagione integrali, abbondando molto con le verdure, fare tipo delle insalate di pasta oppure del pane di segale nero con sopra del pomodoro tagliato a pezzettini o del tofu a cubetti, oppure insomma fate voi, l'importante è che fa seguito una dieta dissociata. Fatta eccezione per determinati casi stabiliti dal medico, per depurare il fegato non bisogna eliminare le proteine. Basta assumere per 1 o 2 settimane proteine vegetali, che sono quelle dei legumi, fagioli, ceci, lenticchie, e in particolare della soia e dei suoi derivati. Ricordiamo inoltre che l'eccesso di grassi, soprattutto quelli saturi di origine animale, ma anche quelli dell'olio di palma e di cocco, e idrogenati, sì, sovraccarica il sistema epatobiliare, disturbando l'equilibrio funzionale del fegato. Infine, oltre a non eccedere con il consumo di grassi, è molto importante tenere sotto controllo il peso corporeo e limitare il consumo di zuccheri, dolcificanti, gelati, succhi di frutta, prodotti dolciari in genere. Il fegato e le sue funzioni. Dopo cuore e cervello, il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo. Senza il fegato sano, molte delle funzioni dell'organismo, come il metabolismo di ciò che mangiamo, la coagulazione del sangue e la disintossicazione, non potrebbero aver luogo. Il fegato, tuttavia, non è solo un organo, è anche una ghiandola, la più grande che il corpo possiede, ed è posta nella parte destra dell'addome, sotto le ultime costole della gabbia toracica. Inoltre è anche quella che lavora di più, con le sue oltre 500 funzioni, di cui 22 di vitale importanza. Quando ha bisogno di essere depurato, l'eccesso di grassi, zuccheri e proteine animali è uno dei motivi del malfunzionamento del fegato, perché impedisce all'organo di impegnarsi nella detossificazione dell'organismo, oltre che nella sintesi e nell'elaborazione dei nutrienti. Inoltre, con una dieta quotidiana povera di fibre, frutta e verdura, le tossine tendono ad accumularsi nel corpo, soprattutto nel fegato. Si ingrassa anche perché il fegato è intossicato, quello che vi dicevo prima. Alcuni ricercatori hanno osservato che l'accumulo di grasso da parte dell'organismo può conseguire, almeno in parte, al tentativo che fa l'organismo di proteggersi dall'eccesso di sostanze tossiche, frutto di un'alimentazione sregolata. L'eccesso di tossine, in particolare di ammoniaca, prodotta durante il metabolismo delle proteine, ma anche della stanchezza, avrebbe ripercussioni negative non solo sul fegato, ma sull'intero organismo, deficit dell'attenzione, aumento di allergie e intolleranze. Suggerimenti a tavola. No ai grassi animali per almeno 1-2 settimane e via libera alle verdure amare. Sì ai cibi ricchi di proteine vegetali, quindi legumi come fagioli, ceci, piselli, lenticchie, seitan, soia e derivati come tofu e yogurt. Cereali e derivati integrali, cicorino e tutte le verdure amare dall'azione depurativa, patate dolci e patate rosse, germogli, miele, stevia, l'abbiamo vista l'altra volta, e la manna. No ai cibi contenenti grassi di origine animale, grassi idrogenati, glutammato monosodico, farine bianche e prodotti che li contengono, cereali raffinati, zucchero, fruttosio e dolcificanti chimici e ciò che li contiene, fritti in tingoli, preparazioni elaborate in genere, alcolici di tutti i tipi. E io aggiungerei, non c'è scritto qua, i latticini e i derivati. Gli integratori che depurano l'organo epatico. La silimarina antiossidante è un estratto naturale che potenzia e promuove la salute del fegato. È presente nel cardo mariano. Una ricerca scientifica ha più volte convalidato il suo utilizzo per la depurazione e la protezione del fegato, contribuendo anche alla rigenerazione delle sue cellule. Si acquista sotto forma di capsule o compresse e se ne prendono fino a 2 al dì, ma attenetevi sempre alle indicazioni che ci sono sulle confezioni. Oppure si può anche prendere la tintura madre, quindi estratto di cardo mariano. Anche sempre per la depurazione, ne ho parlato sempre nei consigli per l'estate. Anche il tarassaco è un'ottima sostanza depurativa per il fegato. Qui parla anche della curcuma e la spezia, che è detossificante, è un ottimo integratore utile in caso di fegato grasso, cioè la steatosi. Gli estratti della radice di questa pianta hanno dimostrato di ridurre notevolmente l'aumento dei livelli di bilirubina, transaminasi, fosfatasi alcalina e colesterolo. Valori che quando sono alti indicano problemi al fegato. Si acquista sotto forma di capsule o compresse e se ne prendono fino a 2 al giorno.
Consiglio dell'erborista. La genziana lo rimette a nuovo. La genziana contiene amaro genzina, la sostanza responsabile del sapore amaro della pianta e della sua azione benefica sull'apparato gastrointestinale e sul fegato, che depura. Inoltre facilita il flusso della bile. Puoi assumerla in tintura madre, 25 gocce per 3 volte al giorno, oppure andare in erboristeria, comprare l'estratto secco, quindi la tisana, da fare la sera, una tazza, mettendo in infusione un cucchiaio dentro 100 ml d'acqua calda. Come depurare la ghiandola epatica con gli alimenti vegetali di luglio che rimettono a nuovo il tuo fegato. Le ciliegie 20-25 al giorno per un buon effetto depurativo e lassativo. Le albicocche, mangia 4 frutti maturi a colazione, anche 2. Oppure come spuntino, altrettanto depura l'organismo e facilita la peristalsi intestinale. Il tofu, l'abbiamo detto anche prima, le proteine della soia prevengono la steatosi. La lattuga romana, consumala 4 volte a settimana in insalata con il succo di limone o con l'aceto di mele, che è altrettanto un ottimo depurativo. Poco aceto, sempre poco. Oppure fagioli borlotti, servili 3 volte a settimana lessati e poi saltati in padella, ma anche solo lessati con un filo di olio extravergine d'oliva oppure con dell'olio di vinaccioli, con una fogliolina di alloro dentro che ne facilita la digestione e con una bella tisana antigonfiore che trovate nel video della zuppa toscana. Aglio, porri e cipolla sono fonti di zolfo che disintossicano il fegato. Quindi in questo mese che fa particolarmente caldo si potrebbero fare anche delle zuppe tiepide di porri, cipolla, aglio per aiutare il fegato a disintossicarsi e a purificare il sangue. Patate dolci, anche quelle rosse, mangiale lessate o in padella 2-3 volte a settimana, ma io eviterei la padella, io parlerei più di lessate o ancora meglio al vapore. Si possono utilizzare i cuoci vivande a vapore se non avete la vaporiera vera e propria, quello che trovate nel video dei miei acquisti d'Oltralpe, facilissimo, si trova tranquillamente al supermercato, si tagliano le patate a rondelle così e si mettono a lessare o a cuocere al vapore con un pochettino d'acqua calda sotto. Contribuisce a mantenere in salute e a rigenerare l'organo epatico. Il prezzemolo, da usare tutti i giorni freschissimo crudo, tritato sui cibi cotti. Contiene buone quantità di vitamina C che mantiene fluida la bile, favorisce la depurazione del fegato e la riduzione dei livelli di colesterolo cattivo, quindi l'LDL. Una carenza di tale vitamina causa la distruzione delle cellule epatiche e aggrava epatiti e cirrosi. Grazie alla vitamina C che contiene, riduce il colesterolo LDL cattivo, l'ho già detto. Per cui ragazzi, come vedete, possiamo fare tanto per aiutarci. In natura ci sono veramente tante buone sostanze che aiutano a depurare l'organismo. Basta conoscerle. E io sono qui per questo. Anche per oggi ho concluso. Vi ringrazio e vi saluto.